A Pineto, dopo le preoccupazioni sollevate da residenti e operatori turistici su ritardi nei lavori di messa in sicurezza del tratto di spiaggia antistante la Pineta Catucci, è intervenuta l'amministrazione comunale, che ha voluto fare il punto della situazione sugli interventi, ma soprattutto l'ha fatto per sollecitare la Regione al risarcimento dei danni subiti in seguito alla mareggiata del 12 novembre. Stiamo procedendo rapidamente per affidare i lavori per i primi interventi di messa in sicurezza dopo la mareggiata di queste ultime settimane. Abbiamo stimato per circa 680.000 euro i lavori da eseguire. La Regione Abruzzo al momento ha comunicato di poter coprirne solamente 200 e noi avvieremo immediatamente i lavori per i 200, ma ribadiamo che occorrono tutte 680. Siamo stati particolarmente vicini agli operatori in questi giorni, sostenendoli nella messa a protezione dei loro lidi durante la mareggiata. In questi giorni, sempre in accordo sia con i consiglieri di minoranza, ma con gli operatori abbiamo provveduto a liberare la foce, recuperando e mettere da parte anche tantissima sabbia che servirà per rimettere in sicurezza la zona. Attendiamo in questi giorni la caratterizzazione di questa sabbia. Per quanto riguarda invece gli interventi di sistemazione e di messa in sicurezza della costa, stiamo procedendo così come in accordo con la Regione Abruzzo, con la progettazione, seguendo anche le indicazioni che sono venute fuori l'ultimo consiglio comunale. Ovviamente ci saranno percorsi da fare adesso, attenderemo anche l'esito di questi percorsi, ma quella è la direzione, vogliamo andare nella direzione indicata appunto dai cittadini di Pineto, ovviamente consapevoli che ci saranno tutte le varie verifiche e le analisi da fare.